Storia e immagini della nascita di Ladispoli. L'ingegnere Cantoni, al quale è affidata la costruzione delle nuove case e delle nuove strade, vuole che la città si chiami Ladispoli, dal nome del suo fondatore, e così sarà chiamata. Con queste parole, in un articolo pubblicato su La Tribuna del 22 maggio 1888, Gabriele D'Annunzio descriveva così la fondazione di Ladispoli, la nuova Alzium, nome dell'antico porto etrusco romano che si trovava nei pressi dell'area dove sarebbe poi nata Ladispoli, città di Ladislao, città il cui nome per scopi promozionali deriva da quello del principe Odescalchi, un protagonista della mondanità nella Roma tardo-ottocentesca, che dette impulso alla fondazione della città e che venne materialmente costruita alla nascita dall'ingegner Cantoni. La nascita di Ladispoli fu un perfetto miscuglio tra la nobiltà e la ricca borghesia, che ha contribuito alla fondazione e alla creazione di un paese che ormai conta almeno oltre 40.000 abitanti, anche nei mesi invernali, ma che al momento della sua fondazione aveva poche costruzioni, una delle quali giunta intatta e pressoché inalterata ai giorni nostri. Mai sapremo con certezza le ragioni precise che portarono alla nascita di Ladispoli, forse il voler sanare precedenti contrasti di natura economica, forse l'intento promozionale di sviluppare sul luogo i bagni al mare sfruttando al massimo del loro potenziale alcune caratteristiche di natura storica e paesaggistica presenti nel sito, come la sabbia ferrosa di colore scuro. Materialmente i lavori per la nascita di Ladispoli iniziarono nel 1880 con la bonifica della zona interessata e proseguirono nel 1881 con la costruzione del primo edificio in muratura, il Palazzaccio. Il 1882 segna invece l'arrivo del primo servizio, quello idrico, effettuato da Ugo Angiolini, anche futuro acquirente di alcuni lotti, con la costruzione di un acquedotto lungo circa 10 km per prelevare l'acqua nella zona del Ferraccio, ubicata negli allora possedimenti del duca Torlonia di Ceri, in prossimità dello stesso territorio in cui un precedente acquedotto di origine etrusco-romana rifornì di acqua per molti secoli Alzium e in seguito Palo. Come scrisse Gabriele D'Annunzio, per opera del principe e dello scienziato, la novella Alzio già in parte è costruita, in questo lembo della campagna romana, dove l'uomo era quasi costretto a passare fuggendo, dove la febbre mieteva a centinaia le vite umane, oggi non solamente si abita sicuri, ma già una piccola popolazione vive in libertà operosa. I campi sono già alberati nei dintorni, le più vicine colline già fecondate dal lavoro verdeggiano, la natura vi sorride benigna al progresso della civiltà, la etrusca Alzio risorgerà con un altro nome. Per volontà di Vittorio Cantoni, come già sottolineato, la nuova località di mare prese il nome di Ladispoli, derivato da Ladislao Polis, ossia città di Ladislao. Il principe era un personaggio conosciutissimo e in voga nella Roma di quel tempo. Nel 1884 la signoria di Palo passa da Livio III Odescalchi al figlio Ladislao e il passaggio di proprietà
segnò per il progetto di Ladispoli un rinnovato spirito di iniziativa verso la sua creazione, che dopo alcune bozze di progetto discusse e scartate, vedrà la luce il 30 maggio 1888 con l'atto notarile e la planimetria accordata. È Gabriele D'Annunzio con lo pseudonimo Mir, M-Y-R, a rendere pubblica la notizia della nascita di Ladispoli con un articolo dal titolo «Nasce la novella Alzio», rifacendosi al mito e alla gloria di Alzium, riportato sul giornale La Tribuna. Si procedette pertanto poi alla prima vendita di lotti, che furono acquistati per circa metà, su tutti, dai signori Angiolini, come già annunciato, Barucci, Carpi e Ser Nicoli. Quel che è certo è che la fondazione di Ladispoli ha una data ben precisa, mercoledì 30 maggio 1888, una vera peculiarità. La data di fondazione di Ladispoli è documentata al 100%. In questo giorno di tarda primavera, infatti, il principe Don Ladislao Odescalchi, signore della tenuta di Palo, e l'intraprendente ingegner Vittorio Cantoni, presso l'ufficio del notaio Girolamo Buttaoni, ubicato a Roma in piazza San Luigi dei Farnesi numero 35, procedettero alla stipula dell'atto di vendita di terreni per la costituzione di una stazione balneare ferroviaria che sarebbe diventata la spiaggia dei Romani, tant'è vero che fra i nomi papabili di Ladispoli vi era anche quello di Marina di Roma. Scritto nella forma del tempo, il documento della fondazione si compose di 10 articoli, nei quali furono regolati i rapporti della compravendita e di una planimetria in allegato ad esso, dove è possibile conoscere il primo insediamento di Ladispoli. Si tratta di un particolare rettangolo con il lato destro basso, più largo rispetto a quello di sinistra, esteso dal fosso Vaccina al fosso Sanguinara e dal mare al confine con la proprietà dei principi Ruspoli di Cerveteri, l'equivalente dell'attuale via Odescalchi, con un semplice sistema viario e con al centro fronte mare uno spazio a forma di trapezio. All'interno della pianta l'area venne suddivisa in 84 lotti, dei quali 75 ceduti all'ingegner Cantoni e 9 rimasti di proprietà del principe Odescalchi. Domenica 1 luglio 1888, con un treno speciale partito da Roma Termini alle ore 9.30 e giunto nella stazione collocata nell'odierna Piazza Rossellini, avvenne l'inaugurazione della stazione balneare alla presenza dell'ingegner Vittorio Cantoni e di Baldassarre Odescalchi, autore nel 1887 della lottizzazione di Santa Marinella, in rappresentanza del fratello Ladislao, non presente all'evento perché impegnato a Londra. Tutto si svolse nel migliore dei modi e a confermarlo è lo stesso Cantoni, mediante una lettera inviata il successivo lunedì 2 luglio a Ladislao Odescalchi, nella quale annota inoltre lo stato dell'arte dei lavori pubblici compiuti fino a quel momento. Scesi dal treno, gli invitati trovarono davanti ai loro occhi solamente alcuni edifici e una lunga distesa di sabbia nera. Una nuova diramazione ferroviaria lunga 2300 metri, gestita dalla Società delle Strade Ferrate del Mediterraneo, ed un ponte stradale in legno permettevano il collegamento tra la nuova località di mare e le principali vie di comunicazione costituite dalla via Aurelia e dalla strada ferrata Roma-Civitavecchia. La struttura topografica della prima Ladispoli. Ladispoli venne composta da una rete stradale nella quale vi erano le odierne via Odescalchi, via Duca degli Abruzzi, piazza della Vittoria, via Vittorio Cantoni, via Regina Margherita, via Flavia, via Trento, via Trieste, via Etruria, via del Mare, via del Lavatore e lungomare Regina Elena. Grazie ad una planimetria del 1889 depositata presso il Catasto Rustico di Roma, è possibile capire fino a quella data quali erano gli edifici presenti.
Cerchiamo ora di esaminare nel dettaglio le costruzioni più importanti di Ladispoli al momento della sua nascita. Il Palazzaccio. Il Palazzaccio fu costruito da Benedetto Landi su commissione del principe Ladislao per dare ricovero ai lavoranti del terreno circostante. La costruzione aveva un primo piano e al piano terra vi erano locali commerciali. Il Palazzaccio aveva anche un giardino che affacciava su Via Duca degli Abruzzi ed era caratterizzato dalla presenza di un muro in tufo lato mare e da colonnati che si succedevano sistematicamente lungo tutto il perimetro del giardino che ne delimitavano i confini. La presenza della costruzione è certa e documentata anche nel secondo dopoguerra e col passare del tempo venne gradualmente abbandonata e in seguito demolita. La stazione ferroviaria. La prima stazione ferroviaria di Ladispoli si trovava nell'odierna piazza Martini Marescotti, nelle immediate vicinanze della zona dove oggi si trova la fontana e dove già allora si trovava una fontana. La stazione consisteva in uno chalet in legno collocato nei pressi dell'attuale piazza della Vittoria ed aveva un binario che terminava nei pressi dell'odierna via Trento. Il servizio di trasporto in carrozza, palo, a Ladispoli e i 7 lampioni ad olio. Il servizio di trasporto in carrozza da palo a Ladispoli e i 7 lampioni ad olio. Il treno non era l'unico mezzo di trasporto per arrivare a Ladispoli, anche perché era possibile spostarsi in treno soltanto d'estate. D'inverno era attivo un servizio con carro trainato da cavalli, con partenza da palo, gestito per molti anni dalla famiglia Marcucci. 7 lampioncini ad olio illumineranno Ladispoli fino al 1921, fino a quando arriverà anche su questo territorio l'energia elettrica, pubblica e privata. L'albergo Diana Mare. L'albergo Diana Mare è l'unica struttura completamente intatta della fondazione di Ladispoli giunta pressoché immutata ai giorni nostri ed è una struttura davvero affascinante. Sia al di fuori che al suo interno vi sono delle decorazioni che indicano l'anno del completamento della costruzione, 1889. Tuttavia, osservando lato per lato la struttura, è possibile notare le raffinate decorazioni presenti su tre lati, che mancano in uno, il lato nord, e questo fa ipotizzare che la costruzione forse non venne completamente ultimata. L'albergo Diana Mare è ancora oggi uno degli edifici più importanti dal punto di vista storico per la città di Ladispoli. Come scrisse D'Annunzio sul suo articolo in occasione della fondazione di Ladispoli, intanto avvicinandosi la stagione dei bagni, tutti i romani potranno vedere questo miracolo della scienza e della civiltà moderna e dallo spettacolo di questa città nuova che sorge in riva al nostro mare nascerà nel loro animo la visione di future città italiche sotto il cielo della gloria, al sole della civiltà. Lo stabilimento Falena. A soddisfare le prime stagioni dei bagni annoverati da Gabriele D'Annunzio vi fu anche lo stabilimento Falena, che è dal punto di vista cronologico il secondo stabilimento di Ladispoli. La peculiarità di questo stabilimento consisteva nella presenza di una grande veranda, le cui fondamenta andavano a raggiungere la battigia della spiaggia di Ladispoli. Dalle terrazze dello stabilimento si poteva vedere e ammirare Torre Flavia, che all'epoca della fondazione di Ladispoli non era ancora vicina al mare e non era ancora stata distrutta dal cannoneggiamento della Seconda Guerra Mondiale. La prima fontana. Lì dove oggi sorge la fontana che tutti conosciamo in piazza, vi era una primissima fontana, la cui peculiarità era certamente la decorazione fatta a scaglie di tufo, che seguiva tutta la circonferenza della struttura. Ad est della fontana vi era un arco in legno,
sostenuto da due corde e sempre attorno diverse piante che adornavano gli ambienti limitrofi. Lo stabilimento centrale. Lo stabilimento centrale fu la prima costruzione balneare che sorse dove oggi si trova l'odierna Piazza dei Caduti. Lo stabilimento si presentava con una classica forma lungo la quale si distribuivano le cabine e al centro l'accesso all'area riservata ai bagnanti, dove affluivano per trascorrere la loro villeggiatura. Le altre costruzioni civili. C'è da ricordare il fatto che alla Dispoli erano presenti molti fiori e molte piante di vario genere e le altre costruzioni civili avevano quasi tutte la caratteristica di base del palazzaccio, un primo piano che a volte era corredato da una terrazza o dalla mancanza di un tetto a favore di un'intera terrazza nella parte alta degli edifici. Vi erano due costruzioni lato nord nei pressi del lungomare e non troppo lontane dal torrente Vaccina, e le altre due costruzioni si trovavano tra via Odescalchi e via Duca degli Abruzzi, non troppo lontane dal torrente Sanguinara, nel quale era ancora presente il ponte medievale che consentiva l'attraversamento da una parte all'altra del torrente. Il caffè ristorante. Il caffè ristorante è probabilmente la costruzione più affascinante e peculiare della prima La Dispoli e venne fatta costruire dall'ingegner Cantoni per poter rispondere alla grande affluenza dei bagnanti che sarebbero accorsi alla Dispoli. Dal punto di vista architettonico, possiamo dire, in base alle testimonianze fotografiche, che il caffè ristorante era composto da due chalet in legno collegati da due terrazze che forse dovevano avere la funzione di accogliere i clienti a colazione o per la pausa caffè piano terra, mentre la terrazza superiore doveva accogliere per il pranzo i clienti. La storia del caffè ristorante ebbe vita breve, infatti creò delle tensioni tra l'ingegner Cantoni, che lo aveva costruito come da progetto in legno e con funzioni di accoglienza, di ristorazione, e il principe Ladislao Odescalchi, che non fu presente il giorno dell'inaugurazione di La Dispoli, in quanto si trovava a Londra, e che al suo posto mandò il fratello a presenziare all'evento. Il principe avrebbe desiderato una costruzione in muratura con funzioni prettamente alberghiere e siccome che il terreno sopra il quale la costruzione si trovava era ancora indiviso, nel 1896 venne decisa la demolizione della parte centrale dell'edificio, ma in seguito la costruzione venne completamente demolita. Con il passare dei decenni la Dispoli si è notevolmente ingrandita. E nel febbraio del 2011 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito alla Dispoli il titolo di città perfettamente integrata nell'area metropolitana di Roma Capitale. Completa e viva, 365 giorni all'anno, conta oltre 42.000 abitanti residenti secondo i dati dell'ultimo censimento, provenienti in decenni diversi, prima dalla vicina Palo, poi dall'entroterra e da Roma, successivamente da ogni parte d'Italia ed infine da ogni angolo d'Europa e del mondo. La spiaggia di Roma è ormai una grande realtà e una grande città che può vantare anche la grande e affascinante storia del suo territorio e del suo comune.